benvenuto intanto. Grazie. Abbiamo messo stanza, insomma, questi casi da un po' di giorni, no? Se sì. No, ho trovato un bel gruppo, l'allenatore ovviamente lo conoscevo già e sono contento della scelta che ho fatto e sono contento di essere qui. Senti, adesso lo conoscevi dai giovanili del Torino? Sì, l'ho avuto. Ma tu ti hai allenato personalmente oppure eri? Sì, è stato il mio allenatore negli allievi al Torino. Quindi sei già. Sì, sì, lo conosco, però ovviamente sono passati tanti anni, quindi penso che certe cose magari siano un po' cambiate. Ovviamente mi fa piacere ritrovarlo. Le tue caratteristiche, se dovessi presentarti, da questo momento, regista, posto tutti? Ma io sinceramente ho fatto quasi tutti i ruoli del centrocampo. Io nasco mezzala offensiva o trequartista, però trequartista non è proprio il mio ruolo. Io sono una mezzala. Senti, un 4-2-3-1, quindi potresti essere uno dei tre giocatori. Ma nel 4-2-3-1 penso che posso giocare ovunque, anche nei due di centrocampo, certo. L'ho fatto spesso. Sì, innanzitutto devo essere bravo a inserirmi nel gruppo e essere a disposizione del mister e giorno dopo giorno fare bene e arrivare poi in un finale che saremo tutti contenti. Conoscevi qualcuno di questi compagni che ho avuto? Sì, sì, ne conoscevo tre che ho avuto come compagni. Ho avuto De Feudis, Benassi e Falco. Che impressione ti ha fatto? Come qualità questo gruppo, come qualità invece è una cosa. Ma è un buon gruppo, ovviamente ci sono giocatori di esperienza, giocatori che sono anche adatti alla categoria, e c'è anche gente di qualità qui, se posso fare un nome, Moscardelli, che onestamente lo conoscono tutti, è un giocatore che può dare tanto, per qualità ed esperienza. Sì, sì. Sì. La tua esperienza di capolavoro, quegli anni trascorsi in Serie B, quanto potrebbe incidere? Ma sinceramente non credo che... Sono venuto a Lecce al di là della categoria, cioè non, sinceramente non mi interessa la categoria, sono qua per essere a disposizione e dare il massimo, poi la categoria non conta per me. Quanto ha inciso la presenza di Mister Asta nella tua scelta di venire qui a Lecce? Devo essere sincero, ha inciso molto, molto. Sai che magari un allenatore che può esaltare le tue caratteristiche? Sì, sì, è un allenatore che può esaltare le mie caratteristiche, so che è un allenatore vincente, che riesce a trasmettere al gruppo valori importanti e questo anche per me è importante, trovarmi una squadra che ha delle ambizioni. Dal punto di vista atletico come sai, potresti già giocare domenica, sei già pronto? Ma sinceramente io non ero in ritiro con nessuna squadra, quindi ieri è stato il mio primo giorno con la squadra, con la palla, quindi non credo di essere pronto. Sì, mi sono allenato, però ovviamente quello che fai da solo non è quello che potresti fare con una squadra. Quindi una percentuale che percentuale dai la condizione in questo momento? Ma non saprei, ovviamente non sto bene, non è che posso dirti in percentuale se 50, 60, 100, non saprei darti con esattezza. Però sicuramente non sono al massimo della forma. Una promessa di così, se potessi questo, una parola. Che onorerò al massimo questa maglia e darò sempre il massimo.
e sono contento di essere qui. Sì, sì, so che è un ambiente che ha voglia di tornare nella categoria che più gli spettano, perché questa non è una categoria che Lecce è abituato a fare, quindi ovviamente però sono cose che trovi partita per partita. L'entusiasmo credo che anche per i tifosi verrà una volta che arriveranno i risultati.